Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero bene. Benvenuti all'interno di questo nuovissimo contenuto multimediale. Scusatemi se la qualità audio e la qualità video di questo video non saranno delle migliori, ma dopo 5 mesi sono tornato finalmente dalla mia famiglia a Pordenone e come un coglione che fa rima tra l'altro con Pordenone mi sono dimenticato di portare con me la mia macchina fotografica. Quindi quest'oggi sto registrando con il mio iPhone e sinceramente non potevo proprio farne a meno, non potevo esimermi nel registrare questo video reaction incredibile. Oggi infatti andremo a reagire assieme a due canzoni, si spera che siano canzoni, che sono uscite pochi giorni fa. Gli artisti che hanno realizzato queste canzoni sono Ilias Maluma e Dennis Dosio. Giuro solennemente davanti a voi che per realizzare questo video non mi baserò su alcun pregiudizio. Quindi siccome non ho ancora avuto modo di ascoltare, di percepire, di comprendere queste due canzoni, le ascolterò per la prima volta davanti a voi e le giudicherò, le valuterò sulla base di ciò che vedrò oggi. Non voglio assolutamente farmi condizionare da chi è stata realizzata, da chi l'ha fatta, da chi l'ha concepita, da chi l'ha ideata. Voglio essere il più neutrale possibile, voglio essere il più oggettivo possibile. Quindi ragazzi, prima di iniziare concretamente il video vi chiedo di lasciare un mi piace qui sotto in questo momento, non andrò avanti finché non lo fai. Ok, l'hai fatto? Commentate qui sotto scrivendo quale canzone delle due vi piace di più, se quella di Dennis Dosio o se quella di Ilias Maluma. Come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram, ormai lo sapete, dove pubblico foto del mio pube. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E niente, non voglio dilungarmi ulteriormente perché sarebbe una cosa totalmente inutile. Partiamo! Per scegliere accuratamente con quale delle due canzoni partire, farò un sasso carta forbice. Questa mano rappresenta Ilias Maluma e questa mano rappresenta Dennis Dosio. Sasso carta forbice. Ok, ha vinto Ilias Maluma e non ha un cazzo di senso nulla di tutto ciò che sto facendo. Scusatemi. Andiamo immediatamente su YouTube, digitiamo Ilias Maluma ed eccola qui, Ilias Maluma. La canzone si chiama Tokyo, produzione Wiz. In un giorno ha totalizzato ben 143.000 visualizzazioni. I numeri invece che mi stanno in questo momento sinceramente condizionando e mi fanno presagire che ci stiamo per rinfacciare con un'immensa stata sono i like e i dislike. Questo video ha 2872 like in questo momento e 33.806 dislike. Like, dislike, come direbbe il nostro amico Anthony Di Francesco. Ma non importa, non basiamoci sull'opinione delle altre persone, basiamoci esclusivamente sulla nostra. Partiamo. Buona visione. A Bucchini Soret. Ilias Maluma, baby. L'inizio del video è già una merda. C'è lui con i capelli gialli e questa cosa mi ha già spaventato. E questa voce è soave che dice: Ilias Maluma, ti sbatto al cancello. Mi aspettano tutte davanti al cancello. Baby, vi sbatto tutte, poi andiamo al club. Scivolosi di me, poi ti dico che fa. Che cazzo sta succedendo? Perché sta cantando in questo modo? Al di là del fatto che stia utilizzando l'autotune, ma io non sono contro l'autotune, sottolineiamolo, è tutto fuori tempo, è tutto sbagliato. E ve lo sto dicendo io che non mi sono mai definito un cantante, anche se ho fatto un disco d'oro. E Riccardo, sì, umile nella vita, umile. Oh Tokyo, non farmi aspettare, ti voglio sbattere. No ragazzi, però, veramente, io ci sto mettendo tutta la buona volontà, ma questa cosa qui è inascoltabile. Le mie orecchie hanno avuto un principio di infarto. Baby, cosa sta facendo con quel cancello? Abbiamo capito che sei affascinato da questi cancelli, ma questo movimento in questo video all'interno di... mi sembra troppo, mi sembra davvero troppo. Ehi, diavoletto, da tanto che mi aspetti. Ogni volta ti guardo faccio shoshika. Ogni volta che ti guardo faccio shoshika. Io voglio in questo momento che l'Accademia della Crusca inserisca all'interno dei nuovi vocaboli presenti ed esistenti nella lingua italiana il termine shoshika, coniato da Ilias Maluma. Il significato ancora non lo sappiamo, ce lo dirà lui nei prossimi giorni. Oh Tokyo, oh Tokyo, non farmi aspettare, ti voglio sbattere. Sta ripetendo la stessa frase da inizio video, non sta dicendo nulla, non ci sono contenuti all'interno di questa canzone, sono quattro cazzo di parole sparate a caso. Però sono ancora fiducioso, andiamo avanti. Oh piccola mia, io e te siamo belli, beviamo solo un caffè e partiamo ai Caraibi. Perché ci sono tutte queste stelline davanti alla sua faccia? Che cos'è, una costellazione? Ehi diavoletto,
da tanto che mi aspetti. Voglio fare una considerazione. Io sono dell'idea che qualsiasi persona esistente e vivente su questo mondo, sul mondo terreno, possa realizzare una canzone, a prescindere dalle sue eventuali ed ipotetiche doti canore e a prescindere dal fatto che uno sia intonato o meno. Però, e che cazzo? Se uno vuole fare veramente una canzone, che si metta un minimo di impegno, almeno che cerchi leggermente di rispettare la metrica di un testo, almeno che cerchi leggermente di rispettare il ritmo di una base. Perché bisogna fare le cose a cazzo di cane? Non so se conoscete il cazzo di cane, ma è il mio miglior amico. Dicevo, se non sei in grado di rispettare i tempi, di rispettare la metrica di un pezzo, di una canzone, fatti aiutare da qualcuno. Esistono persone che fanno questo di lavoro. Ecco, sfruttiamole. Ho già il biglietto, anche di là mi stanno aspettando. Comunque, al di là delle doti canore, anche le doti coordinative non sono un granché. Ma su questo non posso dire nulla, perché anch'io non mi so muovere. Mi aspettano tutta davanti al cancello. Commentate qui sotto scrivendo per quanti secondi siete riusciti ad ascoltare questo rumore. Tifo da Juve, vizio le mie piccole. Lei è da me, mi chiama sempre baby. Io mi chiedo una cosa: una volta finita questa canzone, una volta registrata e conclusa questa canzone, riascoltandola, non si sono dati fastidio da soli? Io non capisco. Oh Tokyo. Ormai mi è entrata dentro di me questa canzone. Sarà la hit della mia estate. Ogni volta ti guardo faccio soshika. Comunque la frase più bella rimarrà: ogni volta che ti guardo faccio soshika. Io me la tatuo qui sul pube. Oh piccola mia, i te sono belli, sono pieni di soldi. Che poi tra l'altro, secondo me, Ilias Maluma come personaggio e non come persona, All'inizio dei suoi video su Instagram, non forzava il suo personaggio, era veramente così. Poi ha capito che riesce ad attirare l'attenzione, perché in questo momento io non sto facendo nient'altro che il suo gioco, facendo l'idiota, passatemi il termine, comunque il coglione in senso positivo. Non esiste un senso positivo del termine coglione, ma non importa. E cercando di essere proprio estremamente trash, si è accorto che riesce a fare numeri, che riesce a attirare l'attenzione del popolo. Però questa cosa qui probabilmente non lo porterà da nessuna parte. Sono numeri fini a se stessi. Ciao Tokyo, ci vediamo a Rio de Janeiro. Basta, è anche troppo. Mi sono veramente sforzato, ho cercato di non farmi condizionare dai precedenti di Ilias Maluma, però veramente questa canzone fa cagare, oggettivamente fa cagare. Poi, tra l'altro, non sopporto il modo in cui lui ha cercato di fare marketing, nel senso, per focalizzare l'attenzione su di sé dopo un periodo di tempo in cui appunto si era completamente allontanato dai social network, ha finto di avere un tumore, un cancro precisamente. Cercare di spingere la propria immagine, il proprio personaggio in questo modo, facendo leva su un qualcosa rispetto al quale moltissime persone soffrono ogni giorno, soffrono quotidianamente, e ne conosco davvero tante purtroppo, penso che sia una cosa completamente sbagliata da ripudiare, da cancellare completamente dalla faccia della terra. Detto ciò, io direi di passare alla seconda canzone. Canzone di Dennis Dosio. Anche qui non voglio basarmi su pregiudizi o quant'altro. Cerchiamo immediatamente Dennis Dosio e vediamo che cosa ha combinato questa volta. Un giorno fa e 777.000 visualizzazioni. Veramente tantissime. Complimenti, perché comunque sono tante. Facciamo partire questa canzone. Ma adesso li avevo? No, infatti fa pure in interroga. L'ambientazione iniziale è all'interno di una scuola, come potete notare, quindi mi fa pensare che sia una canzone adolescenziale, tra virgolette. Basta! Non riesco a fare lezione oggi! La prima cosa che si nota è sicuramente una qualità video 10.000 volte superiore, anche una qualità di trama proprio 10.000 volte superiore rispetto al video di Ilias Maluma. Dennis Dosio ovviamente non mi sta pagando e non mi ha pagato per dire tutto ciò. Dennis, comunque, detto tra di noi, ti lascio il mio IBAN qui sotto, fammi un fottuto bonifico. Ah, vieni. E ragazzi, vi presento il vostro nuovo compagno di classe. Ok, Dennis Dosio, il nostro Dennis Dosio, è un nuovo compagno di classe. Nella mia vita non avrei mai voluto avere un Dennis Dosio in classe, non perché io odio Dennis Dosio, ma semplicemente perché avrebbe viziato tutte le ragazzine e a me non sarebbe rimasto nulla. Vai, trovati un posto dove vedi libero. Quando cazzo inizia sta canzone, però? È quasi un minuto che è iniziato il video. Diamoci una mossa, vi prego.
Sta già adocchiando una ragazza. Sono passati 20 secondi e sta già adocchiando una ragazza. La canzone, mi sono dimenticato di dirlo, si chiama Fatti a regola d'arte. Ti ho vista che ci fai qui tutta sola, sai. Sono in lista perché non entri con me. E la tipa da tutti i 10 sempre sveglia. Io dall'ultimo banco con le cuffie e con la felpa. Attenzione, attenzione. Lo so che in questo momento avrete pensato: attenzione a allontanarsi dalla linea gialla. Non è quello. Voglio dire, ho ascoltato solamente 10 secondi di questa canzone per ora. Però si nota subito un'enorme differenza rispetto a prima. Innanzitutto Dennis Dodge sta andando a tempo. E seconda cosa, è piacevole da ascoltare. Non è una cosa che mi dà fastidio. Però non voglio ancora dire nulla, continuiamo. Con la lezione mi scusi professoressa. Al di là di alcuni problemi, non so nemmeno se definirli problemi, di pronuncia, di dizione, dove alcune parole secondo me sono pronunciate troppo marcatamente rispetto ad altre. E questo secondo me in una canzone non si dovrebbe sentire, ma è semplicemente dovuto dal fatto che Dennis Dosio nella sua vita per ora non ha ancora fatto il cantante. Magari adesso vuole iniziare questo percorso, però per ora non ha fatto il cantante. Però per il resto nulla da dire. I tuoi amici so che parlano male di me, solo perché vorrebbero star con te. Video realizzato come si deve, un po' troppo adolescenziale per me, quindi io non mi rispecchio in tutto ciò. Però lui ha un'età completamente diversa dalla mia e il suo pubblico ha un'età completamente diversa dalla mia. Per il resto però questa canzone è orecchiabile ed ascoltabile. Fatemi sapere comunque anche voi qui sotto che cosa ne pensate sia della canzone di Ilias Maluma e sia di quella di Dennis Dosio. Alla fine che lo dicessi, so che tu non crederesti mai che il ritornello spacca. Cioè, devo essere sincero, il ritornello spacca. Il genere musicale non incontra i miei gusti, perché io personalmente non ascolto questa cosa qui. Però, attenzione, se io avessi ascoltato questa canzone quando avevo 16, 17, 15 anni, così, magari mi sarei potuto anche riconoscere e mi sarebbe maggiormente piaciuta. Però per il resto, come prima, nulla da dire. Credimi però, che sono fatto così. A mille dicono, solo te dico di sì. Al di là del video che è concretamente realizzato in tutt'altro modo rispetto a quello di prima, dove prima che cazzo hanno preso un cancello, una strada e l'hanno fatto biondo e gli hanno fatto il video, qui è una cosa un po' più strutturata, è una cosa un po' più pensata. Nemmeno questo è un video così complicato, c'è un'unica location, però almeno c'è una trama, c'è un pensiero dietro. Che cazzo devo dire, Dennis Dosio, bravo. E non c'è niente di più importante che io e te, fatti a regola d'arte. È ovvio che probabilmente alcuni di voi, data l'età, dato il genere musicale diverso, dato qualsiasi altra cosa, in questo momento staranno pensando: ma Dosio, ma che cazzo stai dicendo? Ma non so se sto spiegando perfettamente il mio personale pensiero. Sto dicendo che dovete valutare questa canzone non personalmente, perché ogni persona ha un proprio vissuto e quindi è condizionato nel valutare tutto ciò che ci circonda. Non sto dicendo che Dennis Dosio adesso è diventato il cantante più bravo al mondo, un fenomeno assurdo. Sto dicendo semplicemente che lui voleva fare questo e in qualche modo ci è riuscito. Io cerco te, non le voglio le altre. Per me sei fatta regola d'arte. Ok, chiudo qui il video perché dopo un po', ovviamente, che i miei coglioni hanno una vita. Comunque, a parte gli scherzi, considerazioni finali. Canzone di Ilias Maluma inascoltabile sotto tutti i punti di vista. Non c'è un'idea, non c'è un testo, non c'è contenuto, non c'è un video. Canzone di Dennis Dosio, invece, facendo una valutazione più accurata, più oggettiva possibile, il testo c'è, al di là che l'abbia scritto lui o meno. La sua voce si sente, non è stato nemmeno utilizzato così tanto autotune. Vabbè, sono state corrette un po' le voci, ma questo è normale, lo fa chiunque, anche il vostro rapper di merda preferito. Trama della canzone c'è, immaginario della canzone c'è, quindi io sinceramente quest'oggi, contro ogni pronostico, promuovo Dennis Dosio. Lo promuovo. Complimenti Dennis Dosio. Non so se vedrai questo video, anzi lo vedrai perché te lo invierò. E niente, vi chiedo nuovamente di esprimere la vostra opinione il più oggettiva possibile qui sotto. Spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale attivando la campanella se non l'avete ancora fatto. Come sempre io vi abbraccio, vi mando un enorme bacio e ci vediamo nel prossimo video. Bella.